Alle 11:46 minuti, la banda sul tetto e torniamo a parlare di sport estremi, perché come vi raccontiamo ormai da un paio d'anni a questa parte, sono tanti i sindaci che si esercitano in acrobazie assolute per riuscire a reggere il patto di stabilità, numeri che neanche gli esponenti del Cirque du Soleil a volte sono in grado di fare. E oggi per esempio parliamo con un sindaco che circa un anno fa saliva al volante della spazzatrice all'alba della domenica per far trovare strade e marciapiedi puliti a ospiti e residenti, e oggi se ne è inventato un'altra. Sì, tra l'altro non era l'unico che saliva sulle spazzatrici, se non ricordo male ne avevamo sentiti un paio che salivano sugli spazzaneve. Lui invece, Luca De Carlo, ha deciso di improvvisarsi anche in un altro ruolo, ovvero del cicerone dell'accompagnatore turistico. Buongiorno sindaco. Buongiorno, allora, pensate che io non ho neanche il patto di stabilità, quindi... Ah, non ce l'ha, lei è svincolato da tutto. Sono svincolato da tutto, eppure mi tocca farlo lo stesso, quindi la situazione è ancora peggiore, non ho neanche la scusa io. Scusi, ma come si fa a essere svincolati dal patto di stabilità? Troppi pochi abitanti, no? No, basta non essere sopra i 5.000. Ah, ecco, 2002, quindi siete a posto. 2261. 2261, sì. Siete aumentati di 10 rispetto a Wikipedia. Sì, sì, aggiornare la pagina. Bene, per un territorio che è notoriamente in calo demografico, essere aumentati rispetto a qualcosa, anche se solo Wikipedia mi solleva. Amici dei grandi giornali, fermate le rotative, l'incremento demografico nel bellunese, la notizia che vi regala oggi la banda. Ma detto questo, sindaco, non avrà il patto di stabilità, però se ne è inventata un'altra delle sue. Che cosa farà? Ma faccio il cicerone. In che senso? A costo zero per la comunità, nel senso che tutte le domeniche mattina di luglio ed agosto, e dopo lo diciamo qui, ma superannotazione anche dopo, accompagno. La superannotazione anche più avanti. Sì, perché poi sai, le domeniche uno santifica, poi inizia il campionato. Insomma, certo. Santifica col campionato. La vita è fatta di priorità. Certo, se le arrivano quattro giapponesi che le rompono le balle alle 3:30 del pomeriggio mentre c'è la partita, mette giù. No, ma i giapponesi guardi che sono i meno rompiballe, sai, perché loro sono abituati a un po' di ordine. Certo. Difficile che vengano a romperti alle 3:30. Fanno due anchini, se ne vanno, tornano come Nagatomo alle 10. Se lei è interista? Sì, molto. Sì, il tornano come Nagatomo ce l'aveva fatto intuire. Ecco, quindi allora torniamo al fatto che lei sarà ufficialmente il cicerone di Calalzo ogni domenica estiva e anche più avanti su prenotazione, ovvero io e il collega Pestalozza decidiamo di venire in visita alla città, la chiamiamo, la prenotiamo e lei ci porta in giro a vedere le bellezze del paese e ce le racconta. Guarda, mi chiami e non mi prenoti, nel senso vieni e ti presenti alle 10 nella piazzetta di una borgata splendida che è la borgata di Rizios, e io ti accompagno a fare un giro di 2 ore, vi accompagno a fare un giro di 2 ore attraverso la borgata che già è bella di per sé, e in più vi spiego quello che potete fare in una settimana, 10 giorni o 15 giorni nel territorio cadorino in generale, perché senza campanili o campanilismi in genere, vi spiego anche cosa si può fare negli altri comuni, perché uno che viene a Calalzo non necessariamente deve rimanere all'interno dei confini geografici. Però credo che sia una maniera per far sentire il cittadino o il turista comunque coccolato, nel senso che andare in un paese e sapere che c'è il sindaco che ti fa da cicerone anche solo per 2 ore, credo che sia una cosa alquanto curiosa, e poi che ho già sperimentato l'anno scorso con degli ospiti che c'erano in un albergo, e che veramente è soprattutto per quelli di una certa età, per cui voi siete un po' fuori target, ma quelli di una certa mica età tanto, una cosa... sindaco, si fidi. Vabbè, insomma, no, non avrete 60 anni suonati, insomma, meno altro. No, ma il collega ne ha un'ottantina dentro. Allora siete dentro, è apprezzatissimo, nel senso, sai, ma in una città non sei abituato ad avere un contatto con il comune o con il sindaco molto lontano, qui invece vedi che il sindaco in fondo è... Mentre nelle città è il primo cittadino, ti accorgi che nei paesi è poi l'ultimo, nel senso. Certo. Che... Beh, anche se mi piacerebbe assai fare un giro a Sant'Ambrogio con Pisapia, ma credo che abbia degli altri impegni. Sindaco, ma quindi lei ha già studiato anche il percorso, il minutaggio, ci ha detto 2 ore e sa già perfettamente dove portarli tutti. Ci dica una cosa però, cioè il nuovo ruolo di cicerone compendia anche il fatto che lei continui a svegliarsi all'alba per andare con la spazzatrice e far trovare certo. Tutto pulito? Ah, comunque certo, quello resta. Certo. Certo, resta per forza, perché non è che adesso metti un'usanza e poi non sei più in grado di mantenerla.
Va assolutamente, vanno coniugate le due cose. Ma lei lavora nella vita o passa tutto il giorno a spazzare e accompagnare turisti? Passo tutto il giorno a spazzare e accompagnare turisti la domenica. Si fa un bel mazzo, insomma, per... guarda che è una cosa divertentissima. Dipende sempre da uno come interpreta il suo mandato. Per me è una missione. Dure 5, dura 10 anni, non lo so. Però in questi 5-10 anni cerco di dare tutto quello che posso. E sono sicuro che non mi costi una follia in termini di energie fare 2 ore la domenica a fare una cosa che mi piace, cioè vendere, tra virgolette, o cercare di trasmettere l'amore che ho io per il mio paese anche a quelli che vengono in vacanza, anche perché poi gli spiego cosa possono fare davanti una settimana e evito che mi si dica o che si possa dire a Calalzo o in Cadore in generale non c'è niente. Due balle così, no, anzi. No, è vero. Il problema è che io non sono in grado di spiegarti cosa c'è, quindi mi faccio un'autocritica, dico ma come, non ti ho spiegato cosa c'è a Calalzo, la colpa è mia. È colpa tua che mi dice che non c'è nulla, sono io che non ti ho trasmesso quello che c'è. Sindaco, che belle parole. Tra l'altro, siccome abbiamo letto che il flusso turistico a Calalzo nell'arco delle stagioni è di circa 32.000 presenze l'anno, sì, ci avrà un bel impegno quest'estate, per cui si alleni. Mi auguro che non ne vengano 32.000, tutti da lei, dove mettere. Però insomma vedremo di organizzarci con il vice sindaco, con gli assessori, con i consiglieri, a cui daremo anche questo compito, visto i compensi che prendono i miei consiglieri, penso che possano dedicarsi, cioè, anche a questo la domenica. Cioè integrano con le mance dei turisti, dice. Ma sai che questa delle mance l'ho studiata. Penso che potrebbe essere un reddito integrativo mica da ridere. Senta, un'ultima cosa, ma è vero che voi offrite anche una bella merenda, lei di tasca sua, ai turisti? Guarda, ero partito per farla di tasca mia o con una nostra associazione che abbiamo, non far spendere niente ai cittadini. Abbiamo trovato, dopo che ho distribuito i primi volantini, gli operatori economici che ci hanno detto guarda, ve lo offro io perché l'iniziativa è talmente simpatica che i dolci me li procura una pasticceria qui intorno e i salumi un supermercato, per cui va bene che non tireremo fuori neanche 100 lire. Fantastico. Sindaco, senta, buon lavoro. Se ci capitasse di passare da quelle parti, veniamo a fare un giro, ci mangiamo anche una pasta e poi la salutiamo. Intanto, grazie mille. Buona stagione, saluti i turisti e arrivederci. Grazie mille. A presto, ciao, buon lavoro. Il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, a chiusura quasi di questa puntata della